Ferrarelle sostiene il premio Malaparte per la decima edizione consecutiva. È un bellissimo traguardo che è il coronamento di una politica di marketing molto attenta al territorio e molto attenta al principio di restituire al territorio qualcosa. Sostenere il premio Malaparte ha significato per l'azienda garantire all'isola il mantenimento di un programma culturale di altissima qualità internazionale. Quando abbiamo incominciato a sostenere il premio Malaparte dieci anni fa conoscevamo la manifestazione di fama perché è stato sempre un premio letterario importantissimo, non solo sul nostro territorio ma a livello internazionale. Con una fondazione onorevolissima, Raffaele La Capri, Alberto Moravia, patrocinati da Graziella Bontempo. Oggi abbiamo una nuova Bontempo che è Gabriella, che ha raccolto l'eredità familiare. e Noi siamo stati felici di sostenerla nel progetto di rinascita e rilancio del premio Malaparte. I dieci anni che abbiamo. Eh, avuto fino ad oggi sono stati la dimostrazione di un premio che ha lavorato bene, con risorse assolutamente contenute e ha prodotto dei risultati notevolissimi. Questo è un vantaggio anche per il territorio ed è un importante focolaio di cultura che va tenuto acceso, va protetto e va preservato per tutti gli anni a venire nell'interesse dei Capri. Quest'anno per me è un'edizione particolarmente speciale perché è la prima che sostengo anche come Presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano, Presidente Campania, che ha il FAI Campania ha patrocinato moralmente il premio Malaparte ed è un altro segnale importante di incentivo al territorio a puntare su progetti valoriali come il premio Malaparte perché il territorio deve vivere sempre di più di cultura, di sostenibilità e di un turismo che sia attento e rispettoso di un ecosistema di un ambiente piccolo, delicato e fragile come quello dell'isola di Capri.